Ciao amici, avete mai sofferto di stitichezza? Sapete che si può risolvere questo problema con l'alimentazione? Intendi qualche intruglio con effetto liberatorio? Intendo cibi sani, amici dell'intestino. La stitichezza in gergo medico è detta stipsi e secondo la medicina si è stitici quando si ha difficoltà ad andare in bagno e lo si fa meno di 3 volte a settimana. Secondo la mia visione naturopatica bisognerebbe liberarsi tutti i giorni, altrimenti si accumulano tossine. Un intestino bloccato non è da prendere sotto gamba perché può portare altri problemi di salute come infiammazioni articolari, dolori, problemi di pelle, disturbi alla vescica. Quali sono le cause per l'intestino pigro? Tantissime, ma il cibo ha un ruolo fondamentale. Per risolvere la stipsi non sempre è necessario assumere farmaci, ma si può cambiare alimentazione. In questo video vediamo 4 semplici consigli per combattere la stitichezza, con una raccomandazione, come sempre, se il problema persiste, meglio rivolgersi a un medico. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Mangiare verdura. Le verdure sono un alimento che non dovrebbe mai mancare nella dieta. I nutrizionisti raccomandano di mangiare almeno 2 porzioni di verdura al giorno, cruda o cotta. La carenza di verdure nella dieta giornaliera può causare stipsi. 2. Fare il pieno di fibre con i kiwi. Fondamentali per combattere la stipsi sono le fibre insolubili presenti in quantità in frutti come il kiwi. Un solo kiwi rappresenta il 10% della dose giornaliera di fibre insolubili e aiuta a risolvere i problemi di stipsi. Un kiwi al mattino a colazione e uno alla sera dopo cena possono fare la differenza per l'intestino. 3. Prugne e mele. Fibre, fibre e ancora fibre. Ricche di fibre insolubili sono anche le prugne e le mele. Le mele inoltre contengono la pectina che favorisce l'ammorbidimento delle feci. Vanno bene sia crude che cotte per dare una mano all'intestino. 4. Fare movimento. Per liberare l'intestino è utile abbinare all'alimentazione equilibrata uno stile di vita attivo. L'attività fisica aiuta a muovere tutte le parti del nostro organismo, tra cui l'intestino e la circolazione. Se non avete tempo di andare in palestra, potete seguire la playlist dei video del training di Serena. Avete visto, amici, com'è facile risolvere un problema di stitichezza con l'alimentazione? Per vedere tanti altri video sulla salute è facile, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale, abbonatevi al canale. La salute è importante anche per i vostri amici, condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.